siamo qui a Capolinea del 14. Se venite con noi vi accompagniamo sul percorso di qual è il nostro viaggio per raggiungere Ellera. Dai, saliamo tutti a bordo. Abbiamo il nostro biglietto e partiamo per Ellera. Ecco, siamo qui davanti al cimitero del Commonwealth, all'Anchieta, dove tanti ragazzi, anche molto giovani, hanno dato la vita per la nostra libertà. E noi siamo decisi a celebrare degnamente questo avvenimento della liberazione, un avvenimento che secondo noi negli ultimi anni è stato nettamente trascurato dall'amministrazione in carica. E siamo qui alla fermata dell'Anchieta, proprio nel piano centro abitato. E qui ovviamente una fermata del bus un 14 eventuale sarebbe auspicabile, perché servirebbe prima di tutto alle persone anziane che stanno nella zona qui, dell'abitato, di recarsi al cimitero di Quintole, oppure alle poste a Compiolo, perché sono costrette a farsi accompagnare da un familiare, oppure aspettare l'autobus della SITA, che non ha gli orari esattamente consoni al servizio che invece sarebbe richiesto. Un altro punto fondamentale è l'utilità di questa fermata sarebbe per i ragazzi che devono recarsi in tutte e due le direzioni, devono recarsi al centro sportivo Anchieta per le loro attività sportive. E noi si pensava che questa fermata dovrebbe essere stata in una posizione più sicura se fosse stata fatta una variante. Siamo alla fermata di Quintole, una fermata che doveva essere messa in sicurezza con il rifacimento dei lavori della retina. Questi lavori hanno semplicemente asfaltato una strada, non hanno pensato a creare un rallargo, una pensilina, un qualcosa che possa stare in sicurezza. Gli abitanti sono costretti a prendere l'autobus con una pettorina fluorescente, stare in mezzo di strada, e soprattutto questa è una fermata che dovrebbe essere a supporto di un'associazione sportiva che fa sport qui, la Ludus, che vede i ragazzi che sono costretti a essere accompagnati e non possono venire da soli con un mezzo come da qualsiasi altra parte. Oltrepassata la fermata dei Campacci, la prima è nella frazione di Compiobbi, si arriva alla fermata di Piazza Mazzini. Compiobbi è la frazione di quello che non c'è. Non c'è la fibra. Compiobbi non c'è una cassa di servizi adeguata alla cittadinanza. Non c'è una POT adeguata alle esigenze di questa comunità. Non ci sono marciapiedi che hanno una larghezza adeguata perché la gente possa scambiarsi in sicurezza. Dopo due anni di lavori che hanno messo a dura prova tutta la cittadinanza, a Compiobbi non c'è la rete fognaria. Non c'è il centro incontri per i giovani. Sarebbe la fermata della scuola, che abbiamo perso
l'occasione di mettere in sicurezza, dato che il guardrail è stato messo in una posizione da non salvaguardare i nostri studenti e le persone che passano sul marciapiede. Questa è piazza Giovanni Celli a Elvera. Qui il 14 serve per i vecchi e nuovi insediamenti e serve per andare al circolo Murri. Qui siamo a quello che dovrebbe essere il capolinea, che non è un capolinea, un punto di arrivo, ma deve essere un punto di partenza, per risolvere tutti i problemi della Valle dell'Arno, per ripartire da qui. Anche qui alle Falle abbiamo perso un'occasione. Durante i lavori di rifacimento della retina non abbiamo abbattuto le barriere architettoniche e qui ce n'era veramente bisogno.